In questo video 10 caratteristiche che una donna deve avere prima che tu ti impegni seriamente, non negoziabile. Allora, se decidi di impegnarti seriamente con una donna, devi valutare che abbia queste 10 caratteristiche, perché se non ce l'ha è meglio che non ti impegni seriamente con questa donna, perché non ne varrebbe assolutamente la pena, rischieresti di prendere delle cantonate e insomma innamorarti di una che poi non ti dà esattamente tutto quello che invece tu ti meriti. Quindi impegnarsi seriamente con una donna bisogna farlo quando questa se lo merita, altrimenti è meglio lasciar perdere e potresti tenerla magari per relazioni superficiali, ma senza prendere grossi impegni. Allora, il primo è che ti desidera sinceramente, che significa che non ti vuole sfruttare. Se noti che è una scroccona che punta a farsi portare a cene, regali e cose di questo genere, non vale la pena. Perché significa che ti vede più come un bancomat, come una carta di credito e non è, diciamo, sicuramente una donna con la quale vale la pena avere una relazione solida, con la quale vale la pena avere una relazione stabile. Non ne vale assolutamente la pena. Una che punta ai soldi, lasciala perdere, perché non vale assolutamente nulla. Poi la seconda cosa è, questa è importante, una donna che si prende cura di se stessa, che comunque coltiva la sua femminilità, che coltiva, che ama se stessa, insomma, che ha una buona autostima. Questo è un punto che prenderei in considerazione, un'altra cosa fondamentale, perché chi non ama se stessa, se non è femminile già dall'inizio, pensa poi dopo come diventerà, andrà sempre a peggiorare, quindi a questo punto sarebbe molto meglio lasciar perdere. Un'altra caratteristica che deve avere, deve essere una donna che non ti triangola con altri uomini, cioè se c'ha in testa l'ex, cerca di triangolarti con l'ex, o cerca di triangolarti con altri uomini che mette sempre di mezzo, insomma. Beh, anche lì io lascerei perdere, perché sono quelle persone che poi di fatto non ti potranno dare più di tanto, insomma, lascerei assolutamente perdere. Un'altra caratteristica è guarda come tratta i tuoi genitori, ma anche come tratta i suoi genitori, perché una donna che merita un buon rapporto sia con i suoi genitori, un rapporto sano, ma anche con i tuoi. Li rispetta e si comporta in modo corretto. Questo è un qualcosa da tenere presente, credo che sia fondamentale per affinché possa valere la pena in qualche modo comunque impegnarsi con questa donna. E il quinto punto è legato alla gratitudine. È una persona che mostra gratitudine per quello che ha o per quello che potrebbe avere, ma anche per quello che tu le stai dando, insomma. Quindi non è da sottovalutare questa cosa, perché le persone ingrate, persone che non mostrano gratitudine, sono comunque persone che non è che hanno tutto questo, come dire, che meritano tutte queste attenzioni. La gratitudine è fondamentale per affinché una persona meriti appunto di avere una relazione, affinché tu ti impegni stabilmente, insomma. E poi noti che parla bene anche degli altri, le persone che spettegolano, le persone che tendono sempre a giudicare gli altri, a parlare male degli altri, sono persone che di fatto valgono poco, sono persone che di fatto non hanno niente di interessante da dire, fondamentalmente. Questo devi tenerlo presente, è un concetto molto importante, è un concetto fondamentale. Se una persona non mostra
Gratitudine, se una persona non parla bene degli altri, spettegola, è una portinaia, beh, io a quel punto lì direi che è meglio lasciare perdere. Un'altra cosa molto importante da prendere in considerazione è se le sue parole e le sue azioni sono coincidenti, cioè se le sue azioni corrispondono alle sue parole. Perché? Se lei, diciamo, dice delle cose e poi ne fa delle altre, allora questa tipologia di persone va scartata perché non merita assolutamente il tuo tempo, non merita assolutamente che tu le dedichi attenzioni e anzi dovresti levartela dai maroni al più presto. Questo è molto importante. E poi un altro punto è una persona che ti ricorda delle cose di te, ricorda dei dettagli, questo è importante, è una persona che ha, diciamo, quindi che non è superficiale, che le cose importanti della tua vita se le ricorda, quindi, ma anche dettagli talvolta che potrebbero sembrare dettagli magari pochi importanti, però li ricorda. Questo secondo me è fondamentale perché ti fa capire che comunque è una persona che di fatto tiene a te ed è molto importante questo. Poi non appunto è una persona comunque realizzata, indipendente, realizzata nella vita, nel lavoro, nel denaro, nella società. Non è una persona bisognosa o con magari con grosse problematiche economiche o sociali o che ne so, con i figli, con gli ex mariti, perché impegnarsi con una persona che è già piena di problemi non è sicuramente il massimo, insomma, da questo punto di vista. E poi un'altra cosa è che supporta i tuoi obiettivi, non li ostacola, cioè una persona che cerca di dare valore, cerca di supportare, come dire, dare valore ai tuoi obiettivi, non è una persona che ti ostacola, non è una persona ostacolante, perché le donne ostacolanti non meritano, insomma, tutte queste attenzioni. Ecco, questi sono 10 bandierine che devono essere verdi affinché tu 10 caratteristiche che una donna deve avere affinché tu ti possa impegnare. Non è un qualcosa di negoziabile comunque. Metti un like che non costa niente, così facciamo girare il video, condividi questo video con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto il video, tastino super grazie, oppure puoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti andando nella home page, tastino abbonati. Il tastino abbonati si trova vicino al tastino iscriviti e puoi selezionare l'abbonamento preferito. E se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer.